Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Sardegna Live. Leggiamo insieme i titoli principali dei maggiori quotidiani regionali e nazionali che oggi, mercoledì 22 aprile 2015, troviamo in edicola. E partiamo dall'Unione Sarda che titola: abbiamo rischiato la strage, Mago Madas si indaga sul cedimento di una trave portante nell'ex scuola del paese. Crolla il tetto della ludoteca, come si vede nella fotonotizia. Lunedì c'erano decine di persone, uno schianto terribile in pieno giorno. Cagliari nella tempesta, Zeman se ne va, ora festa. Ieri l'allenatore boemo ha consegnato le proprie dimissioni nelle mani del presidente Giulini, concludendo nel modo più amaro la sua fallimentare avventura ai Cagliari. Mi sentivo inutile, la squadra non faceva in campo ciò che chiedevo, ha detto Zeman, che prima di lasciare l'isola ha raccontato in questura la sua versione dei fattacci avvenuti venerdì scorso ad Assemini. La squadra, ormai rassegnata alla Serie B, è stata affidata alla coppia Gianluca Festa-David Suazo. Taglio basso, la cronaca nera, tragico schianto dopo il sorpasso, un sorpasso forse azzardato, poi lo schianto contro un'altra auto. Così è morto un allevatore di Borore, Angelo Angioni, di 33 anni, viaggiava a bordo di un'Alfa condotta dal compaesano Christian Mannu, rimasto illeso. E poi ancora leggiamo qualche richiamo a Cagliari, via ai lavori, rinasce piazza Gramsci e sempre a Cagliari due navi e 6.000 crocieristi. Taglio alto, spettacoli, parte domani da Bonannaro il tour d'Etazenda con la Sardegna nuragica nel cuore. Passiamo ora alla prima pagina della Nuova Sardegna. Lo sfascio, ludoteca, crolla il tetto, Mago Madas, tragedia sfiorata, poco dopo prevista riunione con 20 persone. E anche qui la fotonotizia, il sopralluogo dei vigili del fuoco nella ludoteca dopo il crollo dell'edificio. Taglio alto, E.ON, il giallo delle manutenzioni, processo per lo sversamento di olio combustibile, depone il manager russo. E ancora la cronaca, Sassari, incendiato un bazar, attentato nella notte in via Paoli, evacuate due famiglie per precauzione. In primo piano, Cabras, scontro sui fondi, giganti, bufera sul progetto del museo. E ancora, presentata in regione, legge, appalti, più controlli e trasparenza. Nelle cronache, TTP Nabis, slitta la sentenza per la donna della banda, a Porto Torres, bomba d'acqua, conta dei danni e lavori urgenti. Ad Alghero, sesso in cambio di sussidi, 6 anni a un impiegato. Taglio basso, Zeman, ora non sono utile, addio, la squadra non riusciva più a seguirmi, al suo posto Festa, l'allenatore si è dimesso. Dai quotidiani regionali passiamo a quelli nazionali, il Corriere della Sera. Noi ragazzi e il terrore nella nave della morte, al timone un ubriaco, finita addosso ai soccorritori, la strage in 5 minuti, il racconto nel centro di accoglienza di Catania. Scontro finale sull'Italico, le opposizioni sull'Aventino, l'ira di Renzi, avanti su tutto, basta, palude. Forza Italia, Movimento 5 Stelle, SEL, Lega e Fratelli d'Italia si ritirano, Bersani, grave forzatura, sostituire la minoranza, PD. Taglio basso, la riforma dimezzata della scuola, gli emendamenti tolgono ai presidi i nuovi poteri e salvano la figura dei supplenti. La Repubblica, la UE pronti, azioni militari, la strage, colpa dello scafista, la collisione perché il pilota ha abbandonato il timone per nascondersi tra i profughi. Le opposizioni sull'Aventino, no all'Italicum, da Sela, Forza Italia, tutti via dalla commissione. Renzi, vado avanti, Guerrini, solo Cagnara, Festa dell'Unità, esclusi Bersani e Cuperlo. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina della Stampa, intervista al commissario europeo per l'immigrazione, il greco Dimitris Avramopoulos. La UE in guerra contro i trafficanti di uomini, pronti a mandare le navi per colpire il nemico. E poi ancora l'Italicum, l'Aventino delle opposizioni, ma Renzi non si ferma, PD, il premier difende le sostituzioni, Guerini, la minoranza fa Cagnara. Il giornale, l'Europa ci sta pensando, sparare agli scafisti, ecco la soluzione. Bruxelles finalmente ha capito, l'immigrazione va bloccata militarmente, ma finora chi l'aveva proposto era stato definito razzista e fascista, scrive il giornale.
due arresti per la strage, le facce degli assassini tra i sopravvissuti. La balla degli 1,6 miliardi, il tesoretto non è mai esistito. Banca Italia e Corte dei Conti svelano il trucco, quei soldi non possono essere spesi. Libero, tassi mai così bassi, mutui a zero, ecco i risparmi per la prima volta nella storia. L'Euribor è negativo, sorpresa, le migliori occasioni non sono sui prestiti variabili, ma su quelli a interesse fisso e su quelli personali. E in Spagna una banca paga i clienti per dar loro il finanziamento. E ancora, arrivano anche con lo yacht, i 98 hanno pagato 8.500 dollari a testa dalla Turchia alla Sicilia. Ma pochi fuggono dalle guerre e hanno diritto di asilo, 8 immigrati su 10 sono clandestini. Il Fatto Quotidiano, Renzi uomo solo, all'Italicum tutti gli altri via. E ancora, 1700 morti in più nel 2015 per risparmiare 30 milioni. I risultati del passaggio da Mare Nostrum a Triton, mentre buttiamo miliardi in grandi opere inutili, l'ultima di Alfano, aspettiamo l'ok dell'ONU per attaccare la Boldrini, solo slogan. Concludiamo come sempre con le notizie sportive e la Gazzetta dello Sport. Stasera a Monte Carlo, Juve punta tutto. Non c'è domani contro il Monaco, con Pirlo, Vidal e avanti 1-0. Allegri cerca la semifinale di Champions. Questa era l'ultima notizia di oggi, noi ci vediamo domani con un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live. Grazie a tutti e buona giornata.